Ragazzi, vi rubo solamente 10 secondi prima del video, vi chiedo di lasciare un mi piace in questo video, ve lo dico adesso ovviamente se vi piacerà, perché gradirei moltissimo supporto per l'inizio di questo secondo torneo. Comunque ragazzi, non vi preoccupate, ne arriveranno altri, a breve ne partiranno altri anche sempre gestiti da me per quanto riguarda i livelli 5, 6, 7, 8, quindi non vi preoccupate. Mi raccomando, guardate tutto il video, un mi piace di supporto sarebbe davvero molto molto gradito, ragazzi, buona visione. Ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale. Quest'oggi sono così contento, questo sorriso, perché oggi ragazzi vedremo la prima fase del secondo torneo italiano su Clash Royale qui sul mio canale. Quindi sono molto molto contento. Ragazzi, il clan ovviamente è sempre Muffin Rosa, perché la fantasia non è il nostro forte. E attualmente siamo 49 perché un ragazzo è uscito in corso d'opera e purtroppo non ha più potuto fare niente. Io attualmente sto gestendo il clan dei livelli 7. Infatti siamo tutti livelli 7. Però tra qualche giorno partirà un altro clan di livello 7, un altro clan di livello 6, un altro clan di livello 8 e forse anche un altro clan di livello 5. Quindi ragazzi, scrivetemi qui sotto, innanzitutto vi faccio vedere un attimino chi sono i partecipanti. E vabbè, vi metterò a sfondo comunque sicuramente tutti i nomi, perché come ben sapete chi indovina riceverà un premio a casa. Quindi insomma, se vi va lasciate un commento, un mi piace, perché ragazzi voglio davvero tantissimo supporto da parte vostra, perché questa serie qui richiederà molto molto tempo da parte mia e anche da parte dei ragazzi che appunto sono stati selezionati nel clan. Comunque non vi disperate se non siete qua dentro, comunque settimana prossima ce ne sarà un altro, quindi comunque questi 50 non potranno più partecipare. Ovviamente è normale che cerco di non riprendere sempre gli stessi, anche perché altrimenti ha anche poco senso. Niente ragazzi, ora probabilmente vi avrò messo anche a schema qualche nome, almeno per farvi capire chi partecipa, in caso li avete visti già. E intanto si stanno già sfidando, io non so ancora chi è passato e chi no. Comunque ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace e un commento con cui scritto il vincitore secondo voi. Partiamo subitissimo con il video ragazzi, ma prima sigla. Ragazzi, siamo qui nella prima sfida di questo torneo. Se mi vedete un po' giallino è perché sono le luci, avendo io ho un muro giallo da qui di fronte a me, quindi purtroppo mi vedrete un po' più giallino del solito. Comunque, Aleman contro King. Allora, ovviamente sono entrambi livelli 7, siamo qui in arena 6, quindi ora il torneo sarà un attimino più interessante, deck più interessanti probabilmente, e anche voi comunque potrete apprendere qualche nuova strategia. Partiamo subito con una tesa. Vabbè, intanto mi sono perso un po' di chiacchiere, ma all'inizio comunque non è mai troppo frenetico. Prince da parte di Aleman verso la torre nemica, strega di valore 2 per difendersi. E ancora la tesa ovviamente piazzata sempre in centro. Ok, attualmente contropiede, leggero contropiede di King con Witch e Baby Dragon. Scusate se ogni tanto mischio un po' i termini, però io ho ancora in mente giochi in inglese, quindi intanto mi scappa qualche cosina. Probabilmente Aleman utilizzerà la combo del domatore e della congelamento, scusatemi, perché noto queste due carte presenti nel suo deck, quindi probabilmente sarà così. Ok, ripartenza abbastanza violenta da parte di King con una mongolfiera a livello 2 verso la torre di Aleman. Arriverà, esatto, è arrivata, quindi ha inflitto davvero moltissimi danni. Due colpi, quindi ha solamente 600-520 punti di vita rimanenti alla torre di Aleman 03, che davvero si è sbilanciato moltissimo in attacco e ha subito un contropiede violento con una mongolfiera che ha fatto tantissimi danni. Goblin Hat appena saltata in aria, Tesla ovviamente rimessa, probabilmente non ci ho fatto cosa, ma penso di sì, altrimenti quella Tesla dura 15 minuti. Ancora Goblin Hat nella torre di sinistra per quanto riguarda King, che è quella con più danni, quindi mossa ovviamente è intelligente. Domatore per quanto riguarda Aleman, probabilmente lancerà la congelamento, invece no. Però vedo spesso questa combo, ovvero congelamento e domatore, è una combo che funziona abbastanza, anche contro di me mi ha fatto davvero moltissimo male.
Invece no, forse non è quella la sua tecnica, però casualità ha entrambe queste carte. Quindi se non sapevi di questa tecnica, mi raccomando Aleman, se passi nel prossimo turno usala, perché davvero è molto molto comoda. Ok, ora torniamo un attimino alla battaglia, siamo ancora 0-0 con un minuto rimanente. Un minuto rimanente, ragazzi, e si raddoppia per entrambe le... per entrambi gli avversari. Adesso abbiamo una Mongofrey livello 2 infuriata per quanto riguarda King, che va sulla torre di Aleman e gliela butta giù, quindi 1-0 a 46 secondi dalla fine. Ancora la mongolfiera continua sulla torre centrale di Aleman e gli fa davvero tantissimo danno. Mini pecca di livello 5 sganciato per King. La Tesla basta e avanza per tirarlo fuori, perché come su Clash of Clans mi sa che il mini pecca subisce moltissimi danni con la Tesla. 29 secondi rimanenti, non so come farà Aleman a portarsi a casa l'1-1, perché sennò perde, quindi me lo auguro per lui. Domatore che parte all'impazzata verso la torre, gli riesce a dare un colpo congelamento e, come detto poco fa, la sua combo è questa. 1-1, davvero mossa bellissima che ho visto utilizzare davvero tanto. Anche se qui, ragazzi, non abbiamo un'orda di mongolfiera, di sgherri, scheletri, ne abbiamo un casino di truppe. E se Aleman non si riuscirà a difendere, qui la vedo molto molto brutta. Baby Dragon e orda di sgherri per difendersi. Ora parte il tempo extra, quindi abbiamo 180 secondi. Mini pecca, Prince in difesa e Spear Goblin per quanto riguarda King. Davvero una battaglia molto molto combattuta. Colpo di freccia per fermare tutte le truppe più possibili, almeno la maggior parte delle truppe per quanto riguarda King. Attualmente ancora con la mongolfiera, su deck è centrato molto sulla mongolfiera, sul Baby Dragon e sulla strega. Mentre per Aleman vedo una strategia molto molto utilizzata, ovvero domatore e congelamento sulla torre in questione. È una tecnica che ho visto molto molto usare ed è molto molto forte. Domatore sulla torre, mini pecca di risposta, quindi non conveniva tantissimo secondo me qui usare la congelamento, perché comunque la torre centrale del re ha fatto fuori ugualmente il domatore. Comunque, ragazzi, allora Tesla messa in centro, ancora mini pecca, c'è una strega, c'è una witch, una mongolfiera, davvero un casino di truppe in questa finale di battaglia. 2 minuti alla fine, ancora 1-1, battaglia come prima battaglia di questo torneo, ragazzi, agguerriti come dei matti. 1-1, ancora 1 minuto e 55 secondi dalla fine. Prince, ma fermato subito dal mini pecca, il principe che adesso probabilmente ci lascerà. Infatti non riesce neanche a dare la hit verso la torre di destra. Però la torre di Aleman ha solamente 200 punti vita, quindi è molto molto rischioso. Va a lanciare una fireball che gli fa rimanere appunto la torre in vita con sole 63 HP, quindi davvero molto molto poco. Probabilmente con la prossima fireball King se la porterà a casa, a meno che Aleman con davvero un colpo da maestro riuscirà a ribaltarla. Vediamo come se la giocherà King. Fireball lanciata, ma non verso la torre, bensì verso delle truppe di Aleman. Ok, domatore lancia la fireball sulla torre nemica e vabbè, come è giusto che sia, si porta questo 2-1. Bella giocata da parte di King. Aleman purtroppo lascia questo torneo, però devo dire ottima battaglia per essere la prima qui in Arena 6 in questo secondo torneo, ragazzi. Round 2, fight! Siamo qui, ragazzi, nella seconda battaglia di questo torneo, ragazzi. Siamo qui in Royal Arena, Arena 7 che io non vedrò mai probabilmente. Siamo qui con Ercasso, che non è quello che avete capito voi, contro Muammer Suba. Abbreveremo i due concorrenti con Air e Mua per comodità. Parte subito Mua con una torre bombardiera, mentre Air parte con un golem livello 2. Mi sa che questo golem ci metterà un bel po' ad arrivare nel campo di battaglia nemico. Quindi noi intanto ci prendiamo un caffè e attendiamo molto molto lentamente che il golem proceda. Comunque, scherzi a parte, Spear Goblin per quanto riguarda Mua, Spear Goblin anche per quanto riguarda Air. Orda di sgherri, un casino pazzesco. Ho usato anche la combo che vi ho consigliato pure io, pozione veleno, che devo dire che dà molto molto fastidio. E colpo di frecce che ferma l'orda di sgherri e quindi non subisce moltissimo danno alla torre di Mua. Infatti subisce solo 380 circa punti di danno, che non sono tantissimi, non sono neanche pochi, però insomma. E visto il golem, visto tutto il casino che aveva fatto spawnare Air, io la vedevo già molto molto più male. Ok, stanno aspettando entrambi di ricaricarsi moltissimo l'elisir. Infatti Air probabilmente butterà giù, esatto, un estrattore di livello 5 addirittura. E adesso attenderemo anche Mua, vediamo cosa farà lui, perché comunque ho visto che è full di elisir e non sta facendo niente. Vai, tirerà giù un'altra torre, infatti sì. Nuovamente golem di livello 2 per quanto riguarda Air, quindi lui ha un deck incentrato principalmente sul golem. Quindi se lui dovesse vincere questa battaglia, ragazzi, che avete il golem, provate a vedere se funziona. Se dovesse perdere, cercate di non fare i suoi stessi errori. Lo scopriremo tra poco. Probabilmente Air adesso subirà un bel po' di danni, a meno che con una magia non riuscirà a far girare tutte quelle truppe. Infatti Prince, che riesce ad arrivare verso la torre, anche i barbari fanno davvero malissimo. I barbari di livello 7, che li ho anch'io,
fanno davvero male. Quindi 800 punti vita rimasti, il golem è arrivato alla torre nemica, anche c'è un mago anche di supporto. Infatti probabilmente la prima torre andrà giù, se non andrà giù per pochissimo, infatti no, va giù, 1-0 per Air. Nel frattempo la torre di sinistra sta assumendo anche molti molti danni, 900 punti vita. Leggero vantaggio, leggero si fa per dire, per Air. Attualmente sta a una torre e l'altra ha solamente 900 punti vita. Quindi nuovamente golem di livello 2 che davvero fa un danno incredibile. Prince di risposta, quindi principe livello 2 da parte di Mua, e anche Baby Dragon di livello 2. Devo dire che non è stato molto fortunato con le carte, perché non ha delle carte altissime comunque pur essendo livello 7. Vediamo che fine farà la torre sinistra di Mua, attualmente a 500 punti vita. Se 500 punti vita in realtà poi diventano 0, perché davvero sta facendo un lavoro incredibile Air. Di questo passo si porterà pure la terza, davvero un degenero, però no, riesce comunque a non subire la terza corona per adesso. Però devo dire che la partita è stata molto molto incentrata su Air, che va ad attaccare verso Mua. Quindi probabilmente la battaglia finirà per 2-0, o comunque Air si porterà molto probabilmente a casa la vittoria. Mancano solo 4 secondi alla fine, quindi complimenti ad Air, complimenti a Mua. Purtroppo Air, cioè purtroppo scusatemi per Mua, ovviamente lui dovrà uscire, mentre Air passerà al turno successivo. Complimenti davvero, mi sono divertito anche a commentare io questa battaglia, perché il golem è una carta che non avevamo visto mai nello scorso torneo. Quindi complimenti ad entrambi ragazzi. Round 3. Ragazzi, andiamo a vedere quello che molto probabilmente sarà l'ultima sfida di questo primo episodio. Ovviamente non posso farle vedere tutte. Se avete seguito anche il primo torneo sapete già un po' come funziona. Ovviamente chi perde attualmente sta abbandonando il clan, come ovvio che sia. Attualmente si crea troppa confusione. Io sono sempre più Homer Simpson, sono davvero giallissimo. Infatti odio fare i video di notte, perché e devo usare le mie luci artificiali. Non so perché la luce è bianca, però quel muro giallo dannato. Comunque, passiamo al torneo e non lamentiamoci delle mie mura. Partenza abbastanza frenetica da parte di Lazza, però Sirux con un colpo di freccia e una Tesla riesce a fermare sia il principe che il Goblin Barrel. Torre bombardiera di livello 4 per quanto riguarda Lazza, posizionata in centro al suo campo di battaglia. Baby Dragon livello 2 da Sirux. Ovviamente non ho presentato i due concorrenti, però era abbastanza ovvio. Lazza the Bomber versus Sirux o Cyrux, non so come si pronunci, ma poco importa. Pekka addirittura di livello 2 per quanto riguarda Sirux, mentre Lazza per ora si difende solamente con la torre di sinistra, perché la torre bombardiera ovviamente non può colpire le truppe aeree. Questo Pekka, se dovesse arrivare alla torre nemica, infliggerà tantissimi di quei danni, che con due colpi e uno starnuto la torre di Lazza andrà giù. Vediamo come si difenderà Lazza da questo attacco micidiale. Sta davvero schierando il mondo, sta davvero schierando tantissime cose, anche se comunque il Pekka ha subito davvero moltissimi danni, ma non abbastanza per andare giù. Congelamento posizionata per provare appunto a fermare la principessa che spara sulla torre, però non è bastato e riesce a tirare giù tutto con l'orda di scheletrini. Tesla di livello 7, che davvero io ne sto abusando da impazzire, perché è una carta che adoro davvero troppo. È una carta che posiziona al centro, costa poco e riesce a far girare tutte le truppe praticamente verso di essa, ed è davvero molto molto comoda. Prince, ora come vedrete, verrà ovviamente attratto dalla Tesla. Goblin messi leggermente davanti, così la Tesla continua a sparare. Perfetto. Devo dire che Sirux sta utilizzando una tecnica molto molto interessante. Torre bombardiera nuovamente per Lazza. 60 secondi rimanenti ragazzi, quindi Elisir per due, per tutte e due i concorrenti. Vediamo chi la spunterà e chi se la porterà a casa. Pekka e Baby Dragon per quanto riguarda Sirux, mentre dei semplici barbari, almeno con l'intento ovviamente di tirare giù quella Tesla, perché davvero dà molto molto impaccio. La combo di Sirux è Pekka, mago e cavaliere, perché esatto, nuovamente l'ha utilizzata. Prima non è andata bene, ora vediamo come andrà. Prince di livello 2 che dura davvero pochissimo con questo Pekka, perché fa davvero tantissimi danni. Congelamento, lancia una torre bombardiera, però ovviamente non è congelata. Colpo di frecce, il Pekka comincia a colpire la torre di destra di Lazza, che subisce tantissimi danni. 900 punti vita, le torri di Cyrus sono totalmente intatte. Nuovamente Pekka, però scheletrini e barbari per quanto riguarda Lazza, quindi una combo interessante che crea un po' di confusione all'interno del campo di battaglia. Goblin Barrel sulla sinistra, la Tesla ovviamente farà il suo lavoro contro Goblin Barrel, infatti non subisce moltissimi danni. Sirux, ripartenza violenta con la solita combo da parte di Sirux, quindi adesso si parte ragazzi con l'extra time di 180 secondi. Anche se ragazzi devo dire che questa combo sta funzionando abbastanza, perché sta portando a casa moltissimi punti vita alla torre di destra di Lazza. Quindi devo dire che è una nuova combo che non avevo mai visto, però a quanto pare funziona. Questo Pekka è pressoché invincibile, perché davvero non crepa mai. Colpo di frecce sulla torre, anche un po' sui barbari. Nuovamente Pekka, Goblin Barrel per quanto riguarda Lazza. Una battaglia davvero molto molto combattuta.
ripartenza nuovamente con il pecca da parte di Cyrus. Quindi ormai la sua combo è sempre la stessa. Non capisco perché non stia cambiando. Comunque Lanza è riuscito abbastanza spesso a fermargli la combo. Magari questa è la volta buona che non ce la fa e arriva appunto a destinazione, quindi a tirare giù gli ultimi 500 punti di vita rimanenti. Probabilmente sarà così. Invece no, vediamo come finisce. 180 punti vita, 14 punti vita, colpo di frecce, se la porta a casa in un modo molto molto particolare. Complimenti sia a Cyrux sia a Lanza the Bomber, è stata davvero un'ottima partita da entrambi i fronti. Ma niente ragazzi, siamo giunti appunto anche alla fine di questo primo episodio. Ovviamente ora non sono più giallo, casualità, quando ho finito di registrare tutte le battaglie, cioè almeno quelle che volevo farvi vedere, apriamo questo free chest che insomma ce l'offre gratuitamente, in cui troveremo la bellezza di niente, come dire, tanto per cambiare. Attualmente ragazzi siamo molti molti di meno, ovviamente vi lascerò comunque uno schema con i nomi di chi è passato e di chi no, in modo tale da riuscire a farvi capire un attimino chi potrà vincere il torneo o meno. Oppure ci sto pensando, perché l'idea sarebbe quella che voi scriviate appunto il nome di chi vincerà, perché altrimenti uno skippa qua e vede già chi passa e chi no. Quindi non so se vi metterò il tabellone aggiornato, magari ve lo metterò più avanti, in modo tale da non far sì che qualcuno possa barare skippando il video e arrivando qui e dicendo secondo me vince lui perché sa che ha già passato il turno. Non mi piacerebbe moltissimo se qualcuno di voi adoperasse questa tecnica. Comunque deciderò io in fase di edit. Comunque quello non è un grandissimo problema, ragazzi. Mettete, lasciare un mi piace e un commento. Questo è tutto, ci vediamo come sempre domani o dopo, dipende se uscirà qualche sneak peek particolare su Clash Royale o su Clash of Clans. Quello vedremo come sempre. Deciderà tutto la Supercell. Da piazza è tutto ragazzi, un saluto e ciao.